Signor Vicepresidente, caro amico Vargas Lleras, sono davvero felice del vostro invito e con noi siamo in tanti ad essere felici. Vedo già nei volti degli imprenditori l'immagine adelantemos, correre. Dobbiamo non perdere neanche un minuto e cercare di dimostrare quanto è forte la possibilità reciproca di sviluppo tra Colombia e Italia. Però mi consentirai, mi permetterai, tu e tutti gli amici della Presidenza, in occasione della prima visita di un capo del governo in Colombia, di portare innanzitutto un grande abbraccio di gratitudine e di orgoglio da parte del nostro governo e del nostro popolo, al vostro governo e al vostro popolo. Siamo popoli per molti aspetti legati da un'identica voglia di vivere, da un gusto per la bellezza, dalla passione per ciò che è entusiasmante. E da questo punto di vista Colombia e Italia hanno molto in comune. Tant'è che è straordinario il successo della Colombia all'Expo, straordinario. L'Expo tutto è andato molto bene. Qualche volta si diceva, forse l'Expo non è stata una buona idea, ma quando si vedono file come quelle che si sono viste fuori dal padiglione della Colombia e di altri paesi, per cercare di andare a vedere il bello di questa straordinaria terra e magari programmare un viaggio, programmare un investimento, si capisce che l'Expo è stato un grande successo perché persone come voi ci hanno creduto. E io sono molto felice, molto lieto di poter dire che la più grande eredità che l'Expo potrà avere non è soltanto il ricordo, ma è costruire occasioni di condivisione, di incontro tra i singoli paesi. E noi abbiamo tante cose da fare insieme. Iniziando l'intervento è stato ricordato un piccolo paese, che non è Rignano sull'Arno, che è il mio paese, ma è stato ricordato un piccolo paese in provincia di Frosinone, da dove un italiano partì e, trovandosi in Colombia, fu talmente fiero di appartenere a questa storia che gli fu dato il compito di scrivere le parole dell'inno nazionale colombiano. Che grande onore! Ma quante storie ci sono così belle, dalla Colombia in Italia e dall'Italia in Colombia? Ieri ne ho sentita una, caro Vicepresidente, tra le tante, ne ho sentite tante. Una mi ha colpito, di un nostro connazionale, che ha lasciato la Puglia, giovane perito, dopo la riforma agraria in Italia nel 1958, per venire qui in Colombia. E l'inizio non è stato positivissimo. Il business non funzionava bene. Per anni ha sofferto, ha fatto fatica, ma sempre ha trovato un popolo capace di accoglierlo, di volergli bene, di diventare la sua casa, la sua famiglia. E dal 1980 ad oggi la svolta, con un'azienda che oggi ha migliaia di dipendenti. Vorrei salutare, insieme al signor Carbone, tutti gli italiani che hanno fatto grandi storie in Colombia, di successo, di partecipazione, e dire nello stesso momento grazie a voi, amici colombiani, perché ci avete accolto. E non è facile accogliere al giorno d'oggi. E prevale la paura in molti casi. E nella vecchia Europa, che dovrebbe essere carica di civiltà, tanta gente oggi ha paura a accogliere. Chiude le porte, si rinchiude nei muri, tradendo l'idea stessa dell'Europa. Noi italiani ogni giorno continuiamo a far uscire le nostre navi, della Marina Militare, della Guardia Costiera, delle nostre forze dell'ordine, del nostro volontariato, per accogliere centinaia e migliaia di persone che rischiano la vita
nel Mediterraneo. Forse perderemo del consenso, forse perderemo dei voti, ma salvando quelle vite umane salveremo l'idea d'Italia che per tanti anni abbiamo mantenuto e che voi ci mostrate come un'idea valida quando avete accolto tanti dei nostri figli, tanti dei nostri fratelli, tanti dei nostri genitori, accogliendoli senza chiedere niente, ma aprendo loro le porte e consentendo di inseguire un sogno. Grazie per quello che siete e per come lo avete fatto. Vi siamo veramente, veramente, siamo veramente fieri di tutto questo. Naturalmente Italia e Colombia hanno molto da giocare insieme. Io sono felice da qualche minuto di andare in una scuola a Leonardo. Sono felice di poter essere ricevuto dal Presidente Santos, cui va il mio grazie per il lavoro straordinario, per la ricostruzione e per la pace e per la costruzione di un post-conflitto che consenta non di dimenticare il passato ma di costruire il futuro. Come italiani vi siamo veramente orgogliosi del lavoro che state facendo per costruire la pace anche nel vostro paese. Ma accanto a questo devo essere in grado di rispondere concretamente a tutto ciò che il Vicepresidente ha detto. Ora io non farò l'elenco delle imprese che dovranno partecipare, però prima di tutto voglio dire che queste imprese non hanno più alibi. Avete sentito che cosa vi ha detto? Imprenditori italiani, avete sentito che cosa vi ha detto il Vicepresidente che ha le deleghe sulle infrastrutture? Ha detto che sono pronti. Ha detto che ci siamo, ha detto che si sconvolge perché ci sono troppi altri europei e pochi italiani. Infatti, caro Vicepresidente, quando ci saranno più italiani migliorerà anche immediatamente la qualità delle infrastrutture delle tue slide. È tutto organizzato perfettamente. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che tutti voi adesso guardiate a questa terra non come una tappa della missione in America Latina, ma come un'occasione concreta, immediata. Non c'è molto tempo e fa bene Carlo ad anticipare la missione. Dobbiamo fare prima e dobbiamo essere capaci di costruire immediatamente occasioni di business qua. Non sono soltanto però le occasioni di business che ci stanno a cuore. C'è innanzitutto un'idea del paese. E allora finisco su questo. Qui ci sono tante realtà che possono fare begli investimenti. Vedo Andrea Illi che tra qualche minuto firmerà un accordo importante sul caffè. È una bella sfida la relazione tra il caffè colombiano e il caffè italiano. Ed è molto importante ciò che diceva il Vicepresidente sugli investimenti da fare nella formazione che stai facendo tu, Andrea, che fa ANAS e che devono fare tante e tanti imprenditori italiani qui. È molto bello che da qualche giorno il Kimbo sia attivo. C'è qui Francesco Starace, l'amministratore delegato di Enel. Una grandissima realtà, credo che dia il 5% della produzione elettrica della Colombia. Ma dobbiamo e possiamo fare ancora di più sulle rinnovabili, sugli investimenti energetici. Siamo pronti. E vedo qui delle persone che possono dire la loro sulla moda, sul fashion, sul cibo. Ma cos'è tutto questo? Tutto questo è un'idea di vita che abbiamo davanti a noi. La Colombia e l'Italia condividono che cosa? Condividono innanzitutto il desiderio profondo di esprimere quel concetto che si chiama qualità della vita, che gli inglesi chiamano wellness, allargandolo, che i latini però chiamavano mens sana in corpore sano, e che a me piace chiamare con una parola vostra allegria, che non è l'allegria nostrana, italiana, è l'allegria di chi ha voglia di vivere con passione e con gusto. È l'allegria di chi sa riconoscere il cibo, di chi sa investire sull'innovazione, di chi cura certi aspetti che non sono soltanto estetici, sono aspetti etici, di qualità della vita, sociali, di relazione umana. Questo è il bello della Colombia, questo è il bello dell'Italia. Però perché noi riusciamo a farlo, c'è bisogno sì che gli investimenti siano più significativi. Noi non siamo messi bene, io non sono per niente contento degli investimenti in Colombia, sono troppo pochi e non è pensabile che noi in questo paese ci facciamo sorpassare da altri paesi europei, un po' di sano orgoglio nazionale. Quando torneremo il prossimo anno, non io, torna Carlo, Carlo Calenda viene 3 volte l'anno, ci deve raccontare perché viene così spesso in Colombia,
ma quando tornerà Carlo dobbiamo salire immediatamente su in quelle classifiche e contemporaneamente dobbiamo essere capaci di fare che cosa? Di dimostrare la qualità che l'Italia ha. C'è però molto che vogliamo imparare da voi e finisco su questo. Ti sintetizzo con una frase di un grande colombiano, del grande Gabriel García Márquez, Gabo. Tra le tante espressioni che lui ha utilizzato e che stanno nel nostro cuore, non è l'unico, naturalmente, colombiano che ha lasciato il segno e che continua a lasciare il segno. Io personalmente, da ex sindaco di Firenze, penso a Botero, che ha studiato nella nostra città, ma potremmo fare tanti altri esempi. C'è una frase di Márquez che dice: non è vero che le persone smettono di inseguire i sogni perché invecchiano. È il contrario. Diventano vecchi quando smettono di inseguire sogni. È una grande frase che vale anche per noi. Colombia prende il nome da un signore di Genova. Ci sono molti liguri che sono qua adesso. Lui aveva scoperto l'America, qualche ligure ho capito che l'ha trovata l'America, nel senso che ha fatto grandi investimenti e ha trovato anche la propria felicità. Ma cosa muoveva i navigatori di allora? La voglia, la passione di inseguire un sogno. Ecco, agli imprenditori italiani, alle imprenditrici italiane e anche agli amici colombiani, io vorrei dire questo: non smettiamo mai di inseguire i nostri sogni. Chi smette di inseguire i sogni non perde soltanto l'energia, perde se stesso. E allora uno è giovane non perché nella carta d'identità c'è scritto pochi anni. Uno è giovane se ha tanti sogni e tanti progetti da inseguire. L'Italia è un paese giovane. La Colombia è un paese giovane. Perché? Perché i sogni sono più grandi dei ricordi. Però ciascuno di noi ha adesso il compito di concretizzare i nostri sogni. E allora avete detto una cosa fantastica, il realismo magico. Le persone normali pensano che sia impossibile tenere insieme il realismo magico. E invece è così. La Colombia è questa, l'Italia è questa. Mettiamoci al lavoro insieme, sapendo che per la prossima visita di un Presidente del Consiglio non ci vorranno 70 anni. Noi ci abbiamo messo 70 anni a organizzare la prima. Ce ne metteremo un po' meno a organizzare la seconda. Io prometto che quello che faremo da qui, non ai prossimi 70 anni, ma ai prossimi 70 giorni, è non lasciare tregua agli imprenditori italiani, perché le occasioni che sono in questo paese, un paese di realismo magico, non siano buttate via. A tutte e a tutti l'augurio di continuare a inseguire i propri sogni. In bocca al lupo!